con l'allenatore della Gallaratese, o anche ex allenatore Sì, della sì, sì. Gallaratese, una grande stagione avete fatto e poi dopo nell'andata avete un po' dominato, poi nella ripresa, nel ritorno un po' con infortuni, un po' tante cose, e siete arrivati a un soffio dal grande traguardo. Sì, sicuramente abbiamo fatto un gran campionato, peccato per quelle due o tre partite che abbiamo così un po' sbagliato, tra virgolette, però io penso che la squadra che ha vinto il campionato lo meritava, che è l'Azzurra Mozzate, e poi ne abbiamo fatto molto anche in confronto alle aspettative, i ragazzi sono stati bravissimi. Senti, ti sei allenato con personaggi di un certo valore, se non sbaglio sei stato anche con Sannino, Sì. e quindi l'esperienza di stare con queste persone ti aiuta a crescere. Certo, ti forma sia caratterialmente che tatticamente e tecnicamente. Poi sta a te, in base alle categorie che lavori, rapportare anche perché qua la gente lavora, finisce la giornata e stanca, mentre quando alleni i professionisti è tutto diverso, fanno solo quello. Puoi richiedere anche cose che per loro risultano più semplici perché ripetono il gesto tutti i giorni e per mille volte al giorno. Quanto cambierà il calcio adesso con la storia dei ragazzi? Prima si era obbligato ad avere in campo tre giovani e quindi il settore giovanile bisognava seguirlo molto di più, adesso in certe categorie non servono più. Questo aiuterà i giocatori a spingere, a impegnarsi un po' di più, oppure i vecchietti la spunteranno sempre? Io penso che la regola del fuoriquota, io non so se sia giusta o non giusta, che prima c'era e adesso non c'è più, però io penso questo, io penso che un giocatore che è bravo quando ha 20 anni deve essere così bravo di ritagliarsi uno spazio all'interno di una squadra e penso anche che comunque le società devono dare il tempo a questi ragazzi di sbagliare, perché se si pensa che un ragazzo a 20 anni fa le stesse giocate di uno che ne ha 32, non può essere, come penso che uno di 32 non può fare lo sforzo fisico che uno che fa uno di 20 anni. Deve essere un giusto mix e dare il tempo a loro di crescere. Quanto è importante il fisico adesso dei giocatori? Io spesso ai miei tempi mi ricordo che gli osservatori, se eri già alto, ti guardavano, se eri piccolino, non ti guardavano. Adesso è ancora un po' così oppure è cambiato qualcosa? Io penso che adesso con la velocità che ha il calcio e tutto quanto, il fisico sicuramente ti aiuta ad esprimerti meglio in campo. Però io sono sempre convinto che oltre al fisico ci vuole qualcosa d'altro, anche la tecnica e la capacità di stare in campo. Un giocatore lo vedi non quando ha il pallone, quando non ce l'ha, secondo me. Quando non ha il pallone, come si muove, dove si mette, se è aggressivo, se la sua zona la occupa bene, io penso che questo è un giocatore che può far bene anche magari in categorie superiori. Se invece è un giocatore è bravo solo quando ha la palla nei piedi, penso che può rimanere in quelle categorie. Ultima cosa, quanto è importante tu come allenatore riuscire a far gruppo con la squadra, aiuta a far crescere la squadra, perché io penso che facendo gruppo riesci a tirare fuori il meglio da ragazzi, magari anche in allenamento, magari anche quella sera che arrivano che non c'hanno tanta voglia. Sì, soprattutto in queste categorie qui il gruppo è fondamentale. Noi penso che siamo stati bravissimi a fare gruppo a Gallarate, penso che lo è stato ancora meglio il Mozzate, ma penso ancora che tutte le squadre devono puntare su un gruppo di giocatori. Poi il gruppo di giocatori giusto è quello dove tutti capiscono che si devono ritagliare uno spazio, anche se giocano 5 minuti in una partita possono fare o il gol o salvare un gol. E quindi se tutti si rendono partecipi al massimo, i loro compagni sono bravi, l'allenatore riesce a fare gruppo, ottengono sicuramente più risultato che avere una squadra che di singoli che è messa in campo. Senti, cosa fai da grande adesso? Adesso mi godo un po' di riposo e attendiamo qualche chiamata. Ti ringraziamo, ti mangiamo a festeggiare con i tuoi ragazzi che anche stasera hanno sofferto, ma hanno fatto caso un bel risultato. Sì, hanno fatto una gran partita tutti quelli della squadra. Grazie mille, buona serata.